Riguarda anche la Procura della Repubblica di Spoleto, e non solo quella di Perugia, la grave situazione di carenza di organico amministrativo. Lo sottolinea la Procura Generale, ricordando di avere rappresentato la situazione da almeno un triennio con diversi interventi nelle sedi istituzionali competenti. Nei giorni scorsi, ricorda in una nota il procuratore generale Sergio Sottani, anche la Procura della Repubblica di Perugia, con una lettera inviata al Ministero, ha messo in evidenza la difficile situazione di scopertura di organico dell'ufficio, ultimamente aggravata dai diversi pensionamenti intervenuti negli ultimi anni e ai quali non sono conseguite nuove assunzioni. Il problema di Spoleto è che è un ufficio sottodimensionato rispetto al flusso di lavoro. Questi dati evidenziano che la Procura di Spoleto è un ufficio che ha un carico di lavoro importante, i sostituti magistrati hanno un carico di lavoro che è superiore a quello dei colleghi dell'Umbria, il personale amministrativo è decisamente inferiore rispetto all'organico e l'organico è decisamente inferiore rispetto alle esigenze di un ufficio con queste dimensioni. Poco c'è da dire, insomma, nel senso che sarebbe già importante coprire un organico che è sottodimensionato, ancora più importante sarebbe ampliare l'organico, proprio per renderlo adeguato al flusso di lavoro che è pari e se non superiore, anzi è superiore a quello di uffici sempre del distretto umbro e che hanno appunto numeri inferiori ai nostri. Lei ha parlato di un problema che risale ad almeno 12 anni fa, non dal 2012, quando è stata un po' rivista, diciamo, la geografia giudiziaria della regione, però avete avuto anche, lei ha detto, delle interlocuzioni, abbiamo sentito anche insomma, le parole del procuratore generale Sottani, avete avuto anche delle risposte per quanto riguarda appunto il Ministero, lei insomma, ha citato soltanto qualche rassicurazione, quindi quali sono anche i prossimi passi? Ma al momento io posso dire che siamo stati ricevuti anche al Ministero, il sottoscritto, le altre figure apicali degli uffici di Spoleto, il Presidente del Tribunale di Spoleto, gli avvocati, il Presidente del Tribunale degli Avvocati, ci siamo recati al Ministero, abbiamo avuto ampie rassicurazioni, probabilmente sono consapevoli del problema Spoleto, anche perché i numeri che ho prima detto lo evidenziano in termini oggettivi. Il problema è che non si riesce a capire perché tutto... Insomma, perché non accade nulla, nel senso, o meglio, i tempi si stanno dilatando, ho evidenziato che il problema, che è noto da 12 anni, è rimasto tale in tutti questi anni, insomma, si è incrementato il numero di magistrati, ma in termini di personale di polizia giudiziaria nulla è stato fatto. Probabilmente ci si sta lavorando, io me lo auguro, probabilmente qualcosa accadrà, però noi che dobbiamo fare i conti con la quotidiana realtà dobbiamo confrontarci con questi numeri e con questi numeri il nostro servizio è un servizio che rischia di non essere all'altezza delle richieste dell'utenza, della cittadinanza, della classe forense. Grazie mille, dottore. Grazie.